is run by a bunch of investment bankers. And Morningstar's total Buongiorno, sono Valerio Baselli di Morningstar, ci troviamo sempre all'IT Forum di Rimini. Qui seduto accanto a me c'è Matteo Cassiani, servizio gestioni Banca Monte dei Paschi di Siena. Ciao Matteo. Ciao Valerio, ciao. Dunque, con Matteo parliamo di mercati emergenti. I mercati emergenti nel 2011 hanno vissuto un anno direi poco bello, per usare un eufemismo. Nel 2012 sono partiti decisamente meglio. Qual è la tua idea sulla restante parte dell'anno, quindi nel brevissimo periodo? Non hanno fatto benissimo lo scorso anno perché sono stati penalizzati dall'inflazione. Dall'inflazione che era la principale preoccupazione delle autorità di politica economica, quindi dalle banche centrali e anche dai politici dei vari paesi emergenti, perché ricordiamoci, sono paesi che vengono da storie decennali di iperinflazione in cui l'inflazione è il principale rischio per la stragrande maggioranza della popolazione che come lavoratore dipendente ha un salario fisso. Certo. Per cui chiaramente per i politici e per le autorità monetarie proteggere la popolazione, i salari dall'inflazione è il principale obiettivo. Per fare questo chiaramente le autorità monetarie e le banche centrali hanno aumentato i tassi di interesse e noi sappiamo che un aumento dei tassi di interesse non è il viatico migliore per una buona performance dei mercati azionari. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che questa operazione è sostanzialmente riuscita nella stragrande maggioranza delle economie emergenti e invece subentra invece un altro rischio che è quello della crescita. E allora per questo infatti abbiamo visto che le politiche monetarie dall'estate in poi di molte banche centrali si sono completamente girate e sono diventate espansive. Ora è chiaro che i mercati emergenti non vivono soltanto di luce propria perché dipendono anche dai flussi di investimento che vengono dai paesi occidentali e questi sì, e quindi anche dall'andamento delle economie globali e quindi in via diretta attraverso i flussi finanziari e in via diretta attraverso la possibilità chiaramente di crescita globale che potrebbe comunque e sappiamo insomma in quale situazione sono le economie occidentali, non solo l'Europa ma anche gli Stati Uniti, potrebbero comunque risentirne in via indiretta sui profitti. È chiaro che sicuramente hanno un problema di crescita, però esogeno prevalentemente, cioè fuori, al di fuori dalla loro realtà, perché l'economia dal punto di vista domestico comunque si comporta bene. Sono sane. Per cui in realtà l'outlook è migliorato perché le politiche monetarie diventano a supporto dei mercati azionari e questo permette una possibilità di maggior crescita. Per cui le valutazioni sono interessanti, sono dei mercati che io valuterei assolutamente per diversificare. Parliamo un pochettino più nel dettaglio di Cina. La Cina è cresciuta nel primo trimestre mi sembra dell'8,1%, quindi insomma un tasso di crescita molto alto. Nonostante continui a crescere a tassi ormai impensabili in Europa o comunque in Occidente, le idee sulla Cina sono contrastanti. Ci sono alcuni analisti che ormai pensano che sia arrivata a fine corsa, altri invece che pensano che nel breve, medio, lungo periodo possa dare ancora soddisfazioni anche a livello di performance azionarie. Qual è la tua idea sulla Cina? La Cina è un esempio tipico di quello che dicevamo pochi istanti fa sulla politica monetaria, sul cambiamento anche di stance, quindi di politiche da parte delle autorità. E stanno effettivamente cambiando e diventando più espansive a supporto del mercato. L'8,1% di crescita è in sé per sé per la Cina un dato anche basso, se vogliamo dirlo, dovrebbe essere il minimo dell'anno, un po' per le politiche che vengono intraprese e un po' comunque dall'altra parte il mercato è interessantissimo dal punto di vista delle valutazioni. Dal punto di vista storico siamo sui minimi in cui il mercato azionario ha trattato negli ultimi 10 anni, per cui 1 e 2, cioè i due temi, la politica monetaria a supporto e le valutazioni interessanti, fanno un 1-2 interessante per il mercato cinese. Perfetto. Senti, spostandoci invece sui mercati emergenti di domani, come vengono definiti, cioè i mercati di frontiera, velocemente, io vorrei capire se tu hai qualche preferenza, qualche consiglio, comunque qualche tua idea al dire secondo me nei prossimi 5 anni ci sono queste economie che potrebbero esplodere o comunque dare segnali interessanti. Io dico in modo molto sintetico di guardare l'Africa.
sono rimasto molto impressionato dalle capacità manageriali delle autorità monetarie nigeriane, della capacità che hanno avuto di risolvere una situazione anche di crisi del sistema bancario, dando addirittura un esempio a tutto il resto del mondo in termini di normativa finanziaria. Sono paesi ad altissimo rischio, certo, lo sappiamo, alto rischio e alto rendimento. La cosa più importante che comunque mi preme sottolineare è di utilizzare strumenti altamente diversificati. Non ve ne sono tantissimi sui mercati di frontiera, però l'unico modo per poter accedere a questi mercati dal mio punto di vista è attraverso strutture diversificate come OICR, quindi fondi comuni, o eventualmente ETF che probabilmente verranno presto creati sull'asset class. Perfetto, io ringrazio ancora Matteo Cassiani. Grazie a voi. Grazie.